Salve ai web spettatori di Nano TV, siamo con l'avvocato Raffaele Bene, consigliere comunale uscente, dobbiamo dire, perché insomma pochi giorni fa è stato, anzi ieri mattina è stato ufficializzato insomma la lettera che ha portato allo scioglimento del comune di Casoria. 16 consiglieri si sono dimessi, lei è uno di questi 16. Perché si è arrivata a questa decisione che porterà diciamo la città di Casoria di nuovo alle urne a maggio? Si è arrivati ad un punto di assolutamente insostenibile, era quasi nella naturalità delle cose che si giungesse allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, tenuto conto che per 2 anni l'amministrazione di centrodestra guidata da Stefano Ferrara, un'amministrazione spuria sin dall'inizio, non è riuscita mai a governare la città. Si è contraddistinta per lotte intestine, per malagestio, non è riuscita mai a dare un segno tangibile della capacità nella propria azione amministrativa. 5 consiglieri della maggioranza che hanno firmato insieme a voi questo documento, perché anche la maggioranza contesta il proprio sindaco? Oddio, una parte della maggioranza, perché poi erano 5 consiglieri di cui una parte dei quali era stata eletta nelle fila del centro-sinistra. Il problema nasce dall'origine, nasce dal fatto che il sindaco non è riuscito mai a creare un'amministrazione politica, non è stata mai messa la politica in campo, ma soltanto si è pensato alla gestione spicciola, anche in alcuni casi, e non ho alcuna remora nel dirlo, al ricatto, alla contrattazione vera e propria, pur di andare avanti e cercare di mantenere la poltrona. Si è arrivati al punto tale che questa logica becera non ha più retto, e quindi chi ha avuto un minimo di dignità, chi aveva un minimo di dignità nell'ambito della pseudo maggioranza, ha ritenuto di condividere quella che era stata la nostra idea, cioè quella di sfiduciare il sindaco. Cosa farà Italia dei Valori adesso a Casoria? Italia dei Valori intanto sicuramente si è contraddistinto come uno dei partiti che in maniera corretta ha sempre assunto il ruolo di opposizione rispetto alla precedente amministrazione. Un'opposizione seria e costruttiva. Oggi continuerà ad essere protagonista nell'ambito di quella che è la coalizione che l'ha vista protagonista alle scorse elezioni e nel corso di questa esperienza amministrativa, e cercherà di costruire chiaramente intorno ad un programma e ad una serie di obiettivi programmatici seri una nuova coalizione che sia in grado, questa volta sì, di dare veramente risposte alla città. Benissimo, noi la ringraziamo per questo aggiornamento e come sempre vi aspettiamo su napolinord.it e voxnews.it. Grazie. Grazie.